Buonasera a tutti, ecco l'appuntamento solito del giovedì alle ore 18. Siamo al Lucca Museum, siamo nel cuore di una mostra, credo che lascerà un segno importante della storia della nostra struttura. Sei grandi artisti toscani, sei grandi artisti che hanno lasciato, diciamo, un segno importante per il proprio periodo storico, ma anche per le generazioni successive. È sempre interessante poi alla fine guardare, e è divertente anche comprendere quanto le opere si trasformano, forse non è le opere che trasformano, forse siamo noi che guardandole con occhi diversi scopriamo alcuni particolari. Oggi il tema credo sia interessante, però devo aggiornarvi sulle puntate precedenti per le persone che si potevano condurre la prima volta. La mostra tratta l'argomento scottante, l'argomento impertinente, importante, sì certo, la differenza tra l'ordine, quindi quando in Italia in un certo momento, ma anche in Europa, si guarda al passato, soprattutto dopo il primo grande conflitto bellico, e i disordinati, i ribelli, gli innovatori, le persone forse che in qualche modo hanno osato andare oltre le regole convenzionali di un'accademia o di una scuola, che poi in quel momento non c'era proprio una scuola. Alla fine tutti, in Toscana almeno, sono un po' figli di Maccarini e dei Maccarioli, ma altrettanto tutti vanno a cercare situazioni. Ma vi faccio brevissimamente un riepilogo. Nell'Ottocento, quando Soffici va a Parigi all'Expo, rientra più volte, perché poi rimarrà 7 anni a Parigi, e porta dei libri, dei cataloghi, ma soprattutto porta due lezioni nel suo cuore e nella sua mente, quella degli impressionisti e quella di Cézanne. Quindi inizia un po' una contaminazione, che poi sarà completata dal viaggio successivo di Vianney. Vianney andrà a Parigi nel 1907 e rientra con un'altra proposta, con un altro approccio, che è quello dell'espressionismo tedesco e nordico. Bene, Vianney e Soffici in qualche modo dispensano opportunità visive diverse, dispensano strade espressive complementari alla principale, e gli artisti ovviamente curiosissimi in qualche modo seguono. Allora non c'era certo digitale, non c'era WhatsApp, e quindi il modo per divulgare erano i magazine, le riviste. La voce in particolare sarà diciamo un organo che diffonde. Rosai e Soffici in quel momento erano molto attivi da questo punto di vista, che in qualche modo prima del conflitto bellico cercano di stimolare gli artisti a guardare oltre confini e a guardare un po' le avanguardie storiche. Dopo, diciamo, il 15-18 si torna in molto non all'ordine. Ma la storia non va a finire così, non è tutto prevedibile, perché ci sono ovviamente, per fortuna, le eccezioni, quegli artisti che non fanno un passo indietro, quegli artisti che non sono poi così tanto incuriositi da Masaccio, da Giotto, da Pallocello, quegli artisti che sentono l'urgenza espressiva di prendere altre strade. E la mostra lo esplicita benissimo, quindi Vianney guarda l'espressionismo, Marcucci in qualche modo guarda una forma espressionistica molto dolce, ma poi guarderà anche l'intimismo di Morandi, il post-impressionismo di De Pisis, e poi c'è Venturino che guarderà, diciamo, il primitivismo di Modigliani, la primordialità del mondo etrusco e via dicendo. Ma oggi partiamo da un aneddoto, ma prima di vedere gli ospiti, perché sono troppo orgoglioso oggi delle persone che sono qui con me, a partire da Nemo Gallieni. Nemo Gallieni è un uomo che mi ha affascinato, da quello sentirete, è un uomo che ha vissuto la vita, un uomo che ha vissuto, perché molti secondo me oggi si rinchiudono in una prigione adattata e non vivono. Questo è un uomo che ha vissuto, un uomo che quando ho conosciuto mi ha accolto con un sorriso, un entusiasmo imbarazzante da quanto era bello. Ha conosciuto molti artisti, ma li ha frequentati, ha condiviso con loro percorsi, ha storie di vita da raccontare. È un pozzo di sapienza, ma soprattutto di esperienza. Dopo Nemo ci racconterà qualche aneddoto. Qui siamo in una stanza particolare, siamo in una stanza dedicata a un artista che non so se conosci, e forse è la prima volta che tu vedi, siamo a Mino Maccari. Ovviamente sto scherzando, perché una, posso dirlo, che una parte della collezione è di tua proprietà, tanto si può dire, è tutto questo, e ora poi scoprirete. Alessandro Romanini, molti di voi lo conoscono come critico, curatore, presidente del comitato scientifico della Fondazione Draghi, docente
Accademia di Carrara, docente Master Vari, cultura trasversale, ma soprattutto, caro amico, che stimo per coerenza, per studio, per approfondimento, e capirete perché. Ci sono, diciamo, gli studiosi, ci sono coloro che hanno voglia di approfondire, e poi ci sono i venditori di parole. Alessandro è una persona seria, e quindi sono felicissimo che tu sia qua. C'è ovviamente la parte creativa, la parte imprevedibile, la parte impertinente, perché poi gli artisti sono impertinenti, ma Michael Borghetti. Michael Borghetti ha accettato una sfida, non una sfida. Post-Covid-19 volevo in qualche modo dare un gesto di valore, un po' di imprevedibilità alla mostra, ha accettato di affrontare il tema ordine e disordine con la sua installazione. Poi ci parlerai di concetti particolari, ma soprattutto chiederemo a Michael il tuo strano concetto di tempo, perché mi hanno detto che viaggi nel tempo, davanti, torni indietro, non sa bene quale sia il tuo mondo, ma tu sei un ologramma o sei vero? Poi ce lo dirai intanto. Voglio, prima di fare una domanda a Nemo, posso chiamarti per nome? Come no? Mi fa piacere. Voglio riportare un momento storico importante. Quindi finisce il conflitto bellico, siamo un po' messi maluccio, abbiamo perso punti di riferimento, siamo acciaccati, la cultura è polverosa, ma polverosa purtroppo non è una metafora. Cosa fa l'artista solitamente quando è in difficoltà? Si gira indietro, quindi cerca di rassicurarsi, di trovare identità laddove l'identità era molto forte, in questo caso pre-Rinascimento e Rinascimento, l'impatto migliore del Rinascimento. È quasi normale che ci sia un atteggiamento del genere, è quasi normale che in Toscana i riferimenti in quel momento lo era stato Livorno e Castiglioncello per Macchiaroli, poi Firenze capitale della letteratura, della poesia, e dell'arte visiva, ovviamente, per tanti motivi. Ritorno all'ordine, che era in qualche modo favorito anche dal regime, dal Duce, e in particolare una intraprendente critica d'arte, intraprendente abbastanza ambiziosa, dal nome Margherita Sarfante, che dopo aver avuto la porta semi chiusa dai futuristi, da Marinetti in particolare, fa un suo team, una sua selezione di artisti e lancia 900, che poi diventa 900 italiano. Ma non voglio soffermare su questo particolare, però su questa coincidenza. Nel 22 la Sarfatti esordisce con 900 a Milano. Quello stesso anno, a Livorno, gruppo lavronico, c'è un giovane senese, non conosciutissimo, altrettanto intraprendente, con grande carica ironica, cultura immensa. Era un avvocato, ma aveva una conoscenza del latino, dei libri, adorava i libri, adorava l'incisione, disegnava divinamente, ma era veramente strano. Perché non potevi immaginare che dietro certe proposte visive ci fosse una cultura immensa? E Livorno lancia la sua prima mostra collettiva e lo fa certamente non assecondando il criterio dell'ordine. Bravo. Quindi Mino Mancari è un disordinato? È interessante questa vicenda di anni. Lo sai, vedi, di buon davvero. Nemo, cosa vuol dire essere amico, essere fratello? Perché alla fine so che avete condiviso, avete lavorato insieme, ma credo che il lavoro poi sia stato messo in seconda parte. È nata un'amicizia molto molto forte. È una grande fortuna. Ho avuto tanta fortuna conoscere un uomo come Mancari, che è un uomo straordinario, veramente. Era davvero così colto, lo faceva pesare o era molto alla mano? No, guai, non ce l'aveva nessun'aria, anzi, era un uomo che cercava di capire la persona che mi ha mai saltato delle arie. Io quando l'ho conosciuto ero un giovanotto, avevo 35 anni. Vuoi raccontare il pretesto della vostra conoscenza? La conoscenza attraverso un amico mi presentò. Io avevo fatto 5 anni di tipografo e quella è stata la mia fortuna, anche quella. Allora, appena che lo conobbi, intanto mi chiese dei ricci, perché lui al Cinquale aveva una paura terribile delle vipere. Aveva 5.000 metri di terra, una espansione via 50.
E ho parlato là, mi disse, mi porti un po' di ricci. E io in giro le campagne trovate questi ricci, che fra l'altro li misi in un secchio, la macchina era piena di insetti, di pulci, di quella roba lì, perché i ricci hanno questa roba. Vabbè, glieli portai, allora mi chiedeva cosa avevo fatto, cosa avevo fatto. Era molto curioso, ma di un'educazione straordinaria. Il babbo era preside, insegnante di greco e di latino, veniva dalla famiglia. E allora si cominciò, mi disse, ma allora sai fare quella? Una volta sono andato a Carrara, in una tipografia, e prendeva appunti, e poi dice, no, ora vado a Roma e bisogna comprare un torchio, dice, per ristampare. Prima comprai una pedalina di quelle vecchie che fanno così. E lì cominciamo a stampare delle cartelle. Ogni anno che veniva stampavamo una cartella. Questa era nella stagione estiva, perché quando l'ho conosciuto era sempre, insegnava sempre all'Accademia di Belle Arti a Roma. E con queste cartelle, una all'anno, non erano ancora stampate che erano già finite. Successo immediato. Dopo andava a Roma e ritornava qua per l'estate. E a Roma cominciò a girare nelle tipografie e si vide un bel torchio piano che era per la stampa, non litografico. Avevamo anche quello litografico e calcografico, tutti e tre torchi avevamo. E questo però per stampare il linoleo e le xilografie, linografie e xilografie, era adatto. Infatti si prese l'indirizzo in questa tipografia a Roma e lo ordinammo a Milano. Il 448 venne giù e si incominciò a stampare. Ma una cosa, perché Monte dei Paschi, Cassa del Risparmio, tutte le banche, magari era... Faccio capire quanto chi è in possesso del segno, chi è in possesso già dell'immagine, possa esaltare queste caratteristiche nell'incisione. Non è per tutti l'incisione. Maccari, io andavo a mangiare da lui a Cinquali a Porte dei Marmi, che è una roba di 10 minuti in bicicletta, mangiavo, quando ritornavo aveva già preparato le matrici per fare le nuove xilografie o linografie. Aveva una passione. Una passione infinita. Che lo porterà l'altro a dirigere nel 26, quando diventa direttore del Selvaggio. Questa sua conoscenza diventerà fenomenale, avrà finalmente, diciamo, anche lo strumento per divulgare. Io ho dei numeri del Selvaggio, ho anche le copie anastatica, faccio lui me le ha dette, tanto un pacco così di Selvaggio originali, incideva, perché allora dice fare il piccetto stava. Poi si metteva lì, ce n'è una che ve la vorrei far vedere. Avrei dovuto portarla qui perché sarebbe stata importantissima, che è stata pubblicata su Selvaggio. Era una cosa meravigliosa. Con la sgorbia faceva delle cose come faceva? Era un genio. Dimmi, Vicci, anzi, due o tre caratteristiche. Tu hai conosciuto tutto il mondo dell'arte di quel periodo, sì. Una buona parte. Perché era diverso dagli altri? Quali sono le sue caratteristiche da ma non tecniche? No, ne racconto una. Okay. Ne racconto una. Arriva un signore, una persona, il professore vorrebbe un quadro, forse era, non so chi era. Allora, ecco, gli porto il quadro, mi accancella questo signore, io già avevo un lavoratore lì a Cinquari. Quanto è 1 milione? Questo felicissimo lo prende, e si poteva vendere, ti dico la verità, a 5, 6 milioni, 7 milioni. Maccari non voleva. Allora arrivò Maccari, dico, no, è arrivato quello del quadro Gallieni, era molto curioso, e sì, professore, guardi, questo è 1 milione. No, dice, è troppo, dice.
è troppo, no, non è possibile, ma non si può vendere un quadro a 1 milione, Gallen, è troppo, ma allora facciamo metà per incredibile. Qui generosissimo. Del denaro non gliene fregava nulla. Lui, quando cambiava la valuta delle lire allora, sì, sì, no? Si trovavano 15-20 milioni che erano cioè erano già scaduti come banca. Allora bisognava andare alla Banca d'Italia e cambiare, perché lui quando gli davano soldi le metteva in una cesta. Ma professore, dico, ormai fossero assegni, ma i soldi ormai abbiamo trovato 15-20 milioni. Allora c'era sempre la Banca d'Italia a massa, se andava a massa si cambiavano lì. Sono personaggi incredibili. Era una persona che non lo odiava nessuno. Disponibile. È disponibilissimo e non si vantava mai. Umiltà. Ma venivano a trovarlo dei grandi personaggi. Poi diciamo, nella storia c'è rimasto non solo per ciò che ha prodotto, ma anche per la voce dei grandi personaggi che hanno narrato le sue vicende. Lui con Mussolini andava da dire, mi raccontava che Mussolini una volta andando lì c'aveva la scrivania in questa famosa dove lui stava, si chiamava questa, nell'angolo aveva una scrivania dietro c'era Mussolini. Lui arrivò lì quando presentavano qualche libro, qualche cosa, doveva prima controllare la Mussolini. Allora arrivava, eccellenza, come state? Come vi chiamate? Quanti figli avete? Mi raccontava che Mussolini era imbarazzato, perché Mussolini sapeva che aveva di fronte. Certo. Magari non è che si vantasse, però diceva, tu eri un maestro elementare, dice Mussolini. Quindi meno male c'era anche una differenza di braccio. Sì, ma non si dava mai delle aree, anche se me lo diceva destra a destra. Tante cose mi ha detto testa a testa, ma non gli piaceva spargere, divulgare in questo. Era molto modesto. Alessandro, sono racconti belli questi, ma racconti di vita, sembra ieri, tra l'altro. Però allora, Alessandro, tra le tante cose, è anche un curatore, un critico. Hai appena inaugurato una mostra in un museo importante di Catanzaro. Sì. Ma questo era per far capire che c'è militanza. A me si bagnano gli occhi ascoltare questi racconti, perché sono racconti che dimostrano la verità, l'autenticità, la sincerità, dove gli artisti avevano una partita da giocare. Io ti faccio una domanda un po' scomoda oggi, in generale. L'artista oggi, a parte il fatto che non credo non sia interessato al denaro come magari, cambia tutto, ma è consapevole del momento storico? Ha voglia di ricercare, è sperimentatore, perché allora essere in qualche modo disordinati significava uscire dagli schemi e assumersi la responsabilità. Oggi questi valori e queste opportunità esistono ancora o è un po' cambiato tutto? Ma sai com'è difficile fare, categorizzare in maniera totale, però ovviamente bisogna fare quel distinguo. Ovviamente è cambiato completamente l'approccio, ascoltando appunto i racconti riguardo Maccari, che è un personaggio sempre affascinato anche attraverso i racconti di Possenti, che è ovviamente stato anche lui un estimatore, oltre che... Sì, so, Dario ha sempre parlato con un personaggio, tra l'altro con cui condivideva gli studi di legge, la cultura classica, eccetera. Però è chiaro che era una temperie culturale dove fare l'artista era un po' scomodo, no? Mentre oggi, allora, ovviamente un primo parametro è che dell'arte molto spesso si prende la parte superficiale, quella che, diciamo, è legata a un successo che ha anche un glamour che non è quello dell'uomo di successo di banca o dell'economista, no? Anche un plusvalore legato in primis. Secondo, poi c'è anche, secondo me, una dimensione geoculturale, perché ancora l'artista occidentale ha un canone molto spesso diverso da quello che proviene da altre dimensioni.
per vari motivi mi sono confrontato con le arti africane nell'ultimo periodo. Ovviamente lì c'è una spinta fortissima al successo visto dall'altra sponda del Mediterraneo, però voglio dire, parlando di ordine, disordine e diversità, eccetera, il successo è chiaro che un grosso spartiacque è intorno all'89, quando la geografia geoculturale cambia completamente, con il simbolico crollo del muro di Berlino, ma l'arrivo di tutta la cortina dell'Est, e quindi quell'arte che per 30 anni col muro era nascosta, e quindi c'era veramente una volontà di espressione. Mi riferisco a quella sovietica, mi riferisco in generale, ma lituana, albanese, rumena, no? E poi automaticamente quella cinese e tutto il Sud America che era rimasto compresso e fuori dalla mappa. Quindi sai, gli approcci sono diversi, però se si deve fare macro categorie c'è ancora chi lo utilizza come forma di espressione, specialmente coloro che hanno avuto difficoltà per un discorso spesso politico e espressivo, appunto, di censura. E ancora, come dire, è la parte esplosiva. Poi ovviamente oggi vuoi che quando vedi le forme di espressione, le forme artistiche che conquistano non solo i biennali ma anche il prime time televisivo e internet, è chiaro che diventano uno strumento spesso. Come ti poni te, tu, ora hai fatto sì. Generale, c'è un mondo diverso, sì. Un mondo in evoluzione, potremmo citare altri momenti storici, anche diciamo le crisi economiche, certo. Hanno variato la geolocalizzazione eccetera. Professionista, che deve tenere sotto controllo un po' i movimenti. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti di questo anche mare magno? Sì, sì, certo. Ma allora, dunque, anche qui faccio dei piccoli distinguo e allora c'è una parte, diciamo, di docenza che, rapportandomi con i ragazzi e gli studenti, vedi un rapporto, come dicevamo prima, spesso mediato dalla dimensione del successo e del glamour che circonda il mondo dell'arte. Un glamour che dove, cioè, bisogna parlare, tanto, in Italia spesso, anzi nel Mediterraneo, soprattutto in Italia c'è questa sorta di pornografia di unire il denaro alla cultura, no? Mentre come sappiamo senza denaro non si fa cultura. Poi ovviamente c'è una scala anche qui, però vediamo, i giornali spesso riportano in primis i grandi esiti d'asta, che poi oggi ovviamente il prezzo è anche uno dei parametri inscindibili dal valore di un artista, non mi riferisco anche a quello museale, no? Perché inevitabilmente in piano catena, nei tempi di Maccari c'era un legame di Maccari e molti dei personaggi che fortunatamente capita ancora di vedere in museo come questo, c'era un legame tra museo, università, no? E quindi cultura generale, che poi si è un po' perso per vari motivi, per colpa di nessuno, ma come dire, un segno dei tempi. Quindi perso anche questo legame, i valori della critica sono, come dire, sono di quei fatti. Quindi la sostituzione è stata un valore di carattere economico, attribuzione di valore di carattere economico. Quindi detto questo, dico dei ragazzi all'Accademia, perché cerco di fargli vedere da una parte la realtà, che è anche questa di natura economica, perché stiamo parlando con dei ragazzi che vorranno fare un lavoro a vario titolo, a varie declinazioni, creativo. E quindi poi la professione che ti deve portare la pagnotta. No? Inizia il professionista. Quindi bisogna sapere cosa succede nel mondo in cui ti inserisci, anche se tu volessi vendere auto e fare il chirurgo, no? Quindi avere uno spaccato del mercato. Due, da un punto di vista, diciamo, curatoriale, si può dire, uno cerca di selezionare quegli artisti che in qualche modo corrispondono e cui io, per i miei parametri, che possono essere giusti o sbagliati o diversi da quelli che applicano gli altri, hanno un valore intrinseco da un punto di vista espressivo e soprattutto hanno anche una relazione rispetto al tempo, allo zeitgeist, no? Dicono qualcosa o in anticipo o in distrazione, comunque non cronachistico, no? Però sono comunque testimoni del loro tempo. Sì, esatto, esatto. Cioè, voglio dire, per affiliazione o per opposizione, però sono testimoni del proprio tempo. Okay. Questo. Michael è testimone del suo tempo, ovvero installazione qua che in qualche modo abbiamo detto ha a che fare anche con il tempo, oltre che con l'avventura del passato. Ha incrociato situazioni, io ne sono consapevole, ma forse chi ci sta guardando in questo momento non ne è del tutto. Tutti considerano un po' l'archeologo del futuro, hai in qualche modo giocato su queste situazioni di una apocalisse del passato, rivista anche alla futura, eccetera. Spiegaci un po' questo meccanismo strano, prendendo in considerazione un concetto molto semplice, tutti noi
potremmo muoversi con una macchina del tempo che abbiamo dentro, la memoria per andare nel passato e il sogno per andare nel futuro. Michael ha mixato questo e poi ci ha creato, diciamo, un percorso, si può dire anche un pezzo della tua carriera. Sì, parte sicuramente tutto ciò dal cinema, perché io, partendo dalla fotografia e dall'immagine, quando ho iniziato a fare lavori video, sono sempre stato affascinato dalla fantascienza, quindi il cinema come macchina del tempo, quindi grazie alla macchina da presa uno può andare veramente avanti indietro nel tempo e anche i propri spazi non terrestri, quindi ovunque, non c'è limite né spaziale né temporale. E quindi da quella macchina del tempo lì siamo passati a macchine del tempo, a ritrovamenti che sono trasformati in sculture, quindi. E quindi il gioco è un'archeologia del fantastico dove non si sa né tempo né luogo, e soprattutto se lo rapportiamo a quello che è il nostro presente non corrisponde mai, non si ha mai una contemporaneità, siamo sempre su tempi separati, anche se fossero coesistiti nello stesso istante, magari qua sulla Terra basta andare indietro di 2000 anni e ci troviamo completamente in un'altra epoca dell'uomo e di quello che conosciamo. In questa installazione, che ovviamente potete vedere anche un salto al museo, perché oltre a questa clamorosa mostra vi vedete anche l'installazione di Michael, hai usato una doppia espressione artistica, quindi vedrete un'installazione che in qualche modo ci porta un 2000 anni via del tempo, e poi un utilizzo invece tecnologico dovrebbe portarci un po' più avanti nel tempo. Ha un significato, è un'arte concettuale, è una proposta virtuale, immersiva. Come la definisci questo tipo di proposta? Per me è personalmente proprio la cosa più coerente che potessi fare, nel senso, venendo da mondi diversi, quindi poi perché la fotografia, quello che è l'immagine in movimento e il design 3D, tutte queste cose hanno delle competenze e poi a un certo punto si sono sovrapposte da sole. E in quegli spazi di sovrapposizione è nata quello che è la mia ultima ricerca che abbiamo portato qua a settembre lo scorso anno, che si è ulteriormente arricchita, diciamo, con questa cosa che abbiamo portato adesso, dove praticamente ha messo proprio insieme quello che è la scultura, la tridimensionalità di un'opera con quello che può fare la luce sopra la scultura, quindi completamente stravolgerla, e anche una parte audio di partenza che è importante perché accompagna, come avete parlato anche. Alessandro è anche appassionato di cinema e di musica, quindi questo tipo di contaminazione sono a suo, diciamo, a suo gradimento. Ma mi ricordo un secondo indietro nel tempo con Nemo, perché abbiamo parlato di Mancali, che è forse l'amico artista un po' della tua vita, però hai conosciuto altre persone. In mostra c'è, sono altre due chicche, secondo me, che non si possono perdere. D'accordo, lo so che per voi Rosai Sofci, grandi maestri, caposquadra, sì. Ma io vorrei che Memo ci dicesse qualcosina su due che di fatto non sono minori, è un po' la critica di un po' di anni fa che li considerava tali, Venturno Venturi. Sì, lo conosco. Che Marcucci. Lo conosco anche Marcucci, l'abbiamo fatto perché Marcucci era molto amico di Mancali, veniva a trovarlo e ci ha invitato diverse volte, ci andava a mangiare dal famoso lì. Un bel ristorante di Siviglia. Ora non mi ricordo il nome, ma insomma diverse volte sì, sono andato, però c'era molta, ma Cali era laureato in legge a 22 anni, ero del 98-800 e nel 2020 subito dopo il militare, perché lui era fatto la guerra 15-18, sì, sì, era laureato, aveva un cervello straordinario, e con Marcucci, insomma, Marcucci si teneva un pochino su, ma Cali però è sempre stato, non è mai stato invadente, rispettoso con chiunque sia, o col portiere, o con la donna di servizio, con chiunque. Forse Marcucci meno esuberante, meno eloquente, un po' più riservato? Era un pochino riservato, sì. Io faccio fatica perché Maurizio, io con Mancali era una cosa ti ha fatto vedere anche il resto dell'arte, mamma mia,
abbiamo girato tutta l'Italia, sì. Siamo andati in Sardegna a fare una mostra sua, si penserà a Pisa, quando eravamo proprio molto molto, mi volevamo bene come figliolo, una grande bella opportunità. Il suo figliolo che è sempre vivo, Marco, che io lo volevo portare, ma non sta bene, lui ci ha fatto 90 anni e mi ha detto guarda non ce la faccio perché deve fare ogni due ore non so che cosa. E allora mi dice guarda, te sei stato l'unico, noi altri figli non abbiamo dato la gioia al babbo che gli dai te. Belle parole, due parole di Venturino che molti, molti giovani non ci Venturino non lo conosce. Era molto bravo, solo che c'era come lo toccavi guai. Lo consideravamo un po' pochino strano, lo consideravamo un po' qualche parte. Sì, ma però, no, sì, ma però lo stimava. C'era un bel rapporto anche da lui. No, caspita, stimava anche Marcucci, ma lui a volte sulle scheme dei pittori era un po' caratteristico. Si vocifera, è una battuta, che Mancari non disegnasse la presenza femminile. No, e lo si vede, credo, era la cosa meravigliosa per lui. Da donna, io con la moglie gli morì un fratello su nel Friuli, da quelle parti lì. E allora l'accompagnai al funerale. Mi ricordo stato un giorno perché al ritorno dormimmo a Bologna perché era troppo tardi. E mi raccontava, sa, diceva lei, io una volta per Carnevale, era a Torino perché lui era, quando Malaparte era direttore della stampa e Mancari era vice direttore della stampa. E Mancari, allora giornalista, ecco come ora che fanno, andavano a casa alle 4 o 5 del mattino perché la tipografia certo. Era un'altra cosa. E per strada trovava sempre le donnine e si voleva fermare, chiacchierava. E una volta per Carnevale, la moglie di Mancari aveva braccetto e arrivò una signora, Mino, ciao, come stai? È un momento un po' imbarazzato. E quella volta lì la moglie mi disse, io non sono più uscito con Mino. Dico, era quando era a Torino, la fine degli anni 20, sono morti uno a 91 e uno a 95 anni, lei, perché però appena che si stampava qualcosa che lui era soddisfatto naturalmente del lavoro che faceva, era una cosa veloce come scambiava. Ah, dice, questa la porta a far vedere a me, Anna. Quindi era la sua prima critica. Sì, la prendeva in fondo. Vedi Anni, pensi di aver sposato un freddino? sì, diciamo, rivalutava davanti. Sì. Era soddisfatto perché poi Vanni, queste cose gli venivano in una maniera spaventosa. Io qui ci andava fatta una matrice, andava messa perché. Ecco, la matrice fa un lavoro artigianale, e lui era orgoglioso di questo lavoro artigianale. Il clima naturale. Naturale, sgorbiava, perché la sgorbia, ragazzi, appena dà un colpo più, deve rifare un'altra matrice. Lui mi portava il disegno a carboncino. Io lo mettevo su una matrice 35x50 o di linoleo o di compensato, ci passavo sopra con rullo e il carboncino rimaneva impresso o sul rinolio o sul compensato. E davvero lui partiva e faceva queste cose. Bello, bello. Ora, non è possibile ovviamente fare questo per tutti gli artisti, però pensate a quanto è importante un aneddoto. Io la considero
critica apocrifa, ovvero per qualcosa che non troviamo purtroppo scritto nei libri, ma che è un testimone oculare, un amico, una persona che ha accompagnato un artista in una parte della sua vita creativa, ci può dare. Poi si vedono le opere in modo diverso, naturalmente, e questo è il privilegio di avere accanto persone come Nemo. Alessandro, una battuta risposta veloce. C'è un modo oggi per connotare le arti contemporanee? Mi sto avvalendo anche della tua conoscenza trasversale. Si parla sempre più spesso di interdisciplinarità e so che l'apprezzi moltissimo. Può essere la tecnologia uno strumento, se usato con cautela, che ci catapulta in una dimensione dove gli artisti, anche attraverso un approccio interdisciplinare, possono trovare quello che al tempo trovavo mancare magari nell'incisione, ovvero lo strumento che ci accompagna a fare il salto successivo, o dobbiamo ancora aspettare perché non sono ancora maturi? No, io credo che allora, il rapporto tra l'arte e la tecnologia, facciamo una cosa sintetica, sono la breve storia. Ah certo, la breve storia dell'universo, no? La tecnologia in realtà è l'approccio, cioè un approccio strumentale. Sin dal 500 c'è sempre stato questo rapporto, no? Per cui i tecnici provavano a fornire agli artisti degli strumenti, no? Dai peli di martora fino ai colori sempre più raffinati, fino ai colori diciamo in tubetto, senza i quali non avremmo neanche gli impressionisti, no? Se l'industria chimica nell'Ottocento, nel 1800 avesse prodotto quelli, quindi è un approccio strumentale. Ora, a maggior ragione, oggi è anche un rapporto molto più ampio, perché la tecnologia è pervasiva rispetto alla nostra linea, è un rapporto quotidiano, quindi l'artista è la controparte che agisce sulla stessa tecnologia in maniera espressiva, come ha fatto, io mi viene in mente, Nanjun Pai, che negli anni 60 ha preso un televisore, invece di usarlo per guardare i programmi, ci ha messo dei magneti, provava a trasformare in un dipinto versione Pollock, no, in versione astratta, quindi ognuno diventava artisti, se si conosce meglio di me di Buffet, quindi voglio dire, valore anche pedagogico dell'arte era, cioè, e Freud già lo diceva, o ti esprimi creativamente o la nevrosi lì che ti aspetta, no? Anche se fai il castello di carte o fai il giardino, ti puoi esprimere creativamente in molti modi. Chiaro che oggi la tecnologia, per arrivare al punto, per gli artisti è una dimensione strumentale che per qualcuno è il nemico dell'artigianato e quindi dell'apprendere, come vuol dire, marcare i vari, sappiamo tutte le tecniche, xilografie, incisioni. Oggi è chiaro che la tecnologia alla base ci vuole un pensiero che non te la faccia usare semplicemente come una duplicazione o velocizzazione dei processi, ma ti apre anche un mondo di forme e di parametri completamente diversi, dai frattali, quindi è secondo me l'approccio è quello che, di sperimentare con questa tecnologia le possibilità di scoperte e di forme diverse. Quindi si può, a prescindere, di avere una disciplina e delle regole? Assolutamente, e finisco l'ultima cosa, secondo me è valido a 4-5 livelli. Non ultimo, dico solo, quello che restituisce un potere immenso agli artisti, bypassando gallerie, bypassando artile, bypassando tutti, perché come sai oggi con poche centinaia di euro ti gestisci la tua vetrina mondiale e fai la tua promozione. È stato, credo, Kunz il primo a dimostrare. Esatto. Poteva fare a meno del suo manager. Sulla scorta di Warhol, diciamo, poi ha portato alle estreme conseguenze queste, ma oggi con un computer, e lo vedi con gli artisti indiani, africani, del Bahrain, eccetera, che si fanno una propria galleria, no? Con un criterio molto punk, che è l'ultima un po' rivoluzione che ti ha insegnato a farlo da te, cioè poi avere gli strumenti di alta difesa. Non esiste la situazione perfetta, esiste un'opportunità che ha limiti. È certo che Warhol, una volta che ha trovato Leo Castelli, si ferma. Sì. Però quando Leo Castelli non l'ha selezionato insieme agli altri grandi del momento, trova il modo di autopromuoversi sicuramente e inventa la business app, quindi molto arriva da lui. Televisione, cioè. Michael, tu hai bisogno che la gente venga a vederti, quindi non puoi raccontare cosa significa, eccetera. Una domanda molto molto semplice. Arrivi dal mondo della tecnologia, poi inciampi fortunatamente nel mondo della 3D concreta, scultura, poi arrivi a fare immagini di sintesi. Adesso stai preparando delle, chiamiamole, installazioni performative. Hai anche te una cosa aperta al Musa? Muse? Sì. Di Pietra Santa. Il mondo è molto grande. C'è un progetto che ti stimola? Non ci raccontare tutto, un approccio che tu dici voglio arrivare a quello, voglio fare un
mondo, qualunque cosa che ti incuriosisca e che tu magari ti ci vedi come opera significativa di un prossimo futuro? Sicuramente questi mondi che sono tutti un po' diversi ma che in realtà coesistono si possono, diciamo, esporre in modo molto molto ricettivo per il pubblico, quindi un percorso dove uno proprio può entrare e fare come passaggio dentro un film, entrare e uscire poi un pochino cambiato, ecco, diciamo. Quanto è importante il pubblico? Dipende che cosa, abbastanza. Questa domanda la dovrei fare a tutti e dovremmo stare per un'altra ora e io lo farei con grande piacere. Purtroppo la regina ci dice che il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio di averci seguito. Credo che Nemo valga un biglietto, sì, perché avere accanto una persona del genere che ci racconta questo evento di veri è roba da tantissimo, insomma. Con Alessandro ci rivedremo. Perché ci rivedremo? Perché prossimamente parleremo dei ruoli dei tecnici nel mondo dell'arte, se ha senso oggi la critica, se ha senso che qual è il lavoro del curatore, perché ha cambiato veramente tutto, e quindi mi piacerebbe avere dei tecnici che in qualche modo ci diano il loro punto di vista. Con Michael abbiamo progetti insieme, Michael è stato un po' adottato dal museo perché credo che risponda perfettamente a una contemporaneità curiosa, che appunto è il giorno del tempo, quindi lo ritroverete magari nel passato o nel futuro, chissà, ma certamente ritroverete noi nel museo. Ci vedremo però dopo Ferragosto, ci prendiamo una piccola pausa anche noi, siamo domani, ci riposeremo un pochino e ci rivedremo il martedì dopo Ferragosto, no, ci vedremo il giovedì dopo Ferragosto. Vi auguro un buon Ferragosto, un buon relax per chi non è andato ancora in ferie e vi aspettiamo prossimamente. Un abbraccio e un caro saluto a tutti.